presente la Toscana purtroppo è la siccità che tutti noi viviamo quotidianamente, che abbiamo visto quest'estate mordere forte le coltivazioni agricole. Il futuro della Toscana, al quale stiamo lavorando insieme alla Regione e all'Associazione Agricole, è una dotazione di invasi che consenta agli agricoltori di avere la risorsa certa per il futuro per poter coltivare le colture già esistenti, ma innovare anche in Toscana come succede in altre regioni. Naturalmente tutto questo è frutto di un lavoro importante che avrà come base una sburocratizzazione di tutte le norme che stanno intorno agli invasi, a questo sta lavorando la Regione Toscana, ed ha come base un fondo di progettazione di 1.200.000 euro che i consorzi bonifica toscani hanno avuto dalla Regione Toscana e che si è trasformato in 10 progetti per nuovi impianti irrigui. Questo fondo tutti gli anni sarà garantito ai consorzi per poter sviluppare quegli invasi e quelle reti irrigue che sole e unica possono togliere la sete all'agricoltura toscana, consentendogli di fare quel salto di qualità che merita. Siamo di fronte ad un laghetto di recupero delle acque, proprio per far vedere come si cerca di risparmiare acqua, che è una cosa molto preziosa, specialmente con le annate come questa che abbiamo passato durante l'estate. E vi spiego un po' come funziona questo recupero delle acque. Allora, qui a Pistoia siamo aziende vivaistiche basate molto sulla vasetteria. Questa vasetteria ha bisogno durante l'estate di un'irrigazione frequente, quasi tutti i giorni, specialmente nei periodi più caldi. Cosa succede? Quando si irriga un vaso, come succede a qualsiasi persona, l'acqua che va a finire nel vaso, una parte esce dalla parte posteriore. Quest'acqua, che lì per lì sembra poca, quando poi viene recuperata, negli anni ci siamo accorti che era una percentuale molto alta, si parla fra il 30 e il 40%. Quindi cosa è stato fatto su Pistoia per ovviare a questa perdita molto importante? Sono state fatte delle strutture collocate nei punti più bassi del vivaio, dove per scorrimento la gran parte dell'acqua viene recuperata, riciclata con delle attrezzature che si trovano dentro a dei casotti appositi, dove ci sono dei filtri particolari che eliminano le scorie, eliminano le sostanze che possono otturare gli ugelli di irrigazione, analizzano il pH, analizzano la quantità di concime che c'è e riportano il livello dell'acqua in modo ottimale, in modo che si possa riutilizzare il giorno dopo per l'irrigazione successiva.